Cesena Regina alla ricerca di punti puntati per la classifica, due squadre che sono molto in basso e hanno iniziato male il loro campionato. Inizia bene la Regina con un destro di Fischnaller che finisce fuori. Il Cesena però risponde e Graffiedi ha una grande palla per il vantaggio, ma la spreca in posizione regolare, manda alto però. Molto ritmo nelle fasi iniziali di gioco, da calcio d'angolo arriva qua del vantaggio di Comotto, Cesena che segna l'1-0. Però pasticcia molto Rizzato, appostato sulla linea di porta, che invece di andare di testa per difendere la sua porta cerca un'improbabile rovesciata, disturbato anche da Graffiedi. Reagisce comunque la Regina, lo stesso Rizzato, cross in mezzo, Ceravolo colpisce il palo intervenendo con la suola. Ceravolo uno dei migliori dei suoi, poi dopo il rimpallo non c'è calcio d'angolo per la Regina. Cesena che poi si spinge ancora in avanti, una girata fallita da Graffiedi, poi Baiocco anticipa Gessa. La Regina chiude in avanti alla fine del primo tempo. Barilla prova con il sinistro, Pelardi risponde deviando il calcio d'angolo. Si gioca a buon ritmo anche il secondo tempo, iniziato meglio dal Cesena. Il pallone manovrato da Gessa che riesce a crossare in mezzo di testa Graffiedi, non riesce a trovare lo specchio della porta. Poi c'è l'ingresso di Comi al posto di Fischnaller, in precedenza è entrato anche Sarno al posto di Bombagi. Diventa più fantasioso l'attacco della Regina. Armellino, un altro ne è entrato, impegna Belardi. Regina che preme anche nella seconda parte del secondo tempo. Occasione buona per Comi che manda fuori sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi a 3 minuti dalla fine Sarno batte un corner sulla testa di Comi. Grande protagonista nel suo spicchio di partita, segna un gol del pareggio che è da considerarsi meritato. Riesce a staccare libero proprio davanti a Belardi. Alla fine ci prova ancora il Cesena alla ricerca della vittoria, ma Succi trova solamente il palo e finisce 1-1.